parte del mondo per rilanciare un borgo che rischia di non esserci più. Si tratta di Grottole, capitale europea della cultura per un giorno. L'inviata Valentina Pisti. Il futuro di Grottole è nelle mani di questi 5 volontari. A loro il compito di rilanciare un borgo che rischia di scomparire. Una passeggiata tra i vicoli abbandonati per capire come utilizzare le proprie competenze. Anna, fotografa di origini filippine, arriva dall'Australia. Voglio aiutare la comunità usando tutte le mie abilità in un mondo così connesso grazie ai social media, quello che fare Grottole in giro per il mondo. Pablo è nato e cresciuto a Buenos Aires, questa sarà la sua casa per 3 mesi. E poi c'è Darrell, ex pompiere di New York, Elena, guida culturale canadese, e Remo, di origini italiane. Sono contentissimo, è incredibile. La casa e la qualità delle case è incredibile. Gli abitanti temporanei di Grottole a breve saranno già al lavoro per rilanciare l'economia del paese. Sistemeranno delle case abbandonate all'interno del centro storico, si occuperanno di insegnare la lingua inglese ai commercianti locali, recupereranno delle aree verdi abbandonate e sistemeremo un piccolo apecarro per far sì che i turisti possano girare. Nel progetto c'è anche una piattaforma di affitti online che ha aiutato a recuperare case inutilizzate e che ha scelto i 5 volontari. 280.000 persone da tutto il mondo si sono candidate per venire qui e trascorrere del tempo a diretto contatto con la comunità locale. Una mescolanza di usi e costumi accolta dal paese con grande speranza.